Eccoci finalmente alla terza e ultima parte dedicata alle uscite di febbraio, che questa volta riguarderanno Disney Plus. In effetti non saranno poche, visto l'arrivo di Star. Spero abbiate recuperato le uscite di gennaio di Disney Plus, perché WandaVision merita tantissimo, però devo parlarvi subito dell'arrivo di Star il prossimo 23 febbraio. Credo stiate notando le grafiche in sovraimpressione, sapete che fare, ma se non vi vedo iscritti al canale giuro che... Allora, ritornando a Star, si tratta di un nuovo pacchetto compreso in Disney Plus e dedicato ad un pubblico più adulto, con prodotti direttamente della produzione Fox. Sicuramente un bel ampliamento di cui si sentiva assolutamente la necessità. Questa buona notizia però si porta dietro quella cattiva. Per le iscrizioni o i rinnovi successivi al 23 febbraio, infatti, si parla di passare da 6,99 a 8,99 euro al mese, con un aumento netto di 2 euro. Se però scegliete di pagare annualmente, si passerà a 89,99 euro anziché 69,99. Insomma, se ancora non avete fatto la sottoscrizione annuale, vi suggerisco di sfruttare febbraio per farla e avere quindi un pacchetto più ampio ad un prezzo minore, almeno per il primo anno. Passo adesso a parlare dei film e il primo è Colpa delle Stelle. Si tratta di un film drammatico del 2014 che narra la storia d'amore tra due adolescenti e non sarebbe nulla di nuovo se non fosse che questi due adolescenti sono in realtà affetti da un cancro e si conoscono appunto in ospedale mentre fanno le cure. Inutile dire che la situazione è tragica, ma il film è condito da tanto sarcasmo e humor nero. Insomma, il solito amore che può sconfiggere tutto, o quasi. Meglio scivolare verso qualcosa di più allegro con Flora e Ulisse, che narra la storia di una bambina che salva uno scoiattolo che si scopre avere i superpoteri. Questi due diventeranno immediatamente amici e la vita di Flora cambia grazie alle incredibili avventure che vive assieme al suo Ulisse. Una storia quindi per bambini con il chiaro intento di crescita e di accompagnarli verso l'adolescenza. Arriva anche un film con diverse nomination agli Oscar, Il diritto di contare, storia vera delle matematiche di colore assunte dalla NASA per poter raggiungere la Luna. Storia avvenuta alla ribalta solo anni dopo, perché matematiche di colore e per giunta donne in quel periodo storico non potevano certo avere le luci della ribalta. Invece questo film dimostra come le loro capacità e la loro lotta personale abbiano portato l'uomo non solo sulla Luna, ma facendogli fare un piccolo passo in avanti nell'accettazione del diverso. Piccolo fatto tecnico, i loro calcoli erano fondamentali perché all'epoca non c'erano calcolatori in grado di fare gli stessi in meno tempo. Segnalo infine per l'area film l'arrivo il 23 febbraio di tutta la saga di Die Hard. Ah, se solo ci fosse stata la vigilia di Natale 2020! Giunge quindi il momento delle serie e la prima è Big Sky, una produzione originale Star che narra la storia della ricerca di due sorelle rapite da un camionista. I nostri tre protagonisti, due detective privati e una ex poliziotta ed ex moglie di uno dei due, scoprono che le due ragazze rapite non sono le uniche. Parte quindi la lotta contro il tempo per salvarle e porre termine a queste sparizioni. Un'altra serie in arrivo da Star è Love, Victor, ambientata nella stessa continuity di Tuo Simon, film del 2018. Questa serie parla del viaggio di Victor alla scoperta di se stesso dopo l'arrivo alla nuova scuola di Creekwood. Victor affronterà drammi familiari, la conoscenza della nuova città e i suoi abitanti e infine il suo orientamento sessuale. Ovviamente nel momento del vero bisogno Victor arriverà a chiamare Simon per chiedergli consigli. Le uscite riguardanti le serie ovviamente non si fermano qui, ma sono tutte cose storiche a cui però bisogna dare assolutamente un'occhiata. Ecco quindi che dal 23 febbraio saranno disponibili 24, la serie del mitico Jack Bauer contro tutti, Lost, la serie in cui guardare solo la prima stagione, Desperate Housewife, come diventerò io se continuerò a stare in casa tutto il giorno, ma senza essere sposato o donna,
i Griffin, che non hanno bisogno di presentazioni, How I Met Your Mother, una sitcom imperdibile, Prison Break, X-Files, Atlanta, Black-ish e tante altre. Direi che per questo mese non ho altro da segnalare, ricordatevi il mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentate, condividete, senza dimenticarvi di recuperare il precedente video sulle uscite di Amazon Prime o quello di Netflix. Intanto io vedo di andare avanti con WandaVision, visto che è uscito il quarto episodio. Ciao!